Bologna indaga sul tanto discusso concorso per dirigenti comunali, i cui nomi dei vincitori sono stati anticipati dall'ex assessore Antonio Amorosi. Aperto un fascicolo conoscitivo, nei prossimi giorni i magistrati sentiranno Amorosi. Incontro in tarda mattinata tra il sindaco Merola e i cosiddetti draghi ribelli, il gruppo che da alcuni giorni occupa l'ex mercato di via Clavature. Il primo cittadino ribadisce: aperti a un confronto, ma sgomberare subito. Slitta venerdì prossimo l'ordinanza che regolamenta i nuovi orari di chiusura dei locali in via Petroni all'esame della Giunta, infatti mancano ancora alcune osservazioni legali, ma i commercianti rimangono in allarme. Potrebbe esserci anche Anna Maria Cancellieri nella lista dei ministri che nelle prossime ore verranno presentati dal presidente incaricato Mario Monti. Il nome dell'ex prefetto di Bologna è in corsa per il Viminale. Un nucleo composto da circa 100 vigili urbani sarà presto destinato al servizio nel centro storico. Gli agenti si muoveranno a piedi, in bici o con gli scooter elettrici. L'idea, spiegata dal comandante Carlo Di Palma, è muoversi in spazi limitati. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. Un confronto su un nuovo spazio a condizione che i draghi ribelli lascino il mercato di mezzo occupato qualche giorno fa. L'esito dell'incontro di oggi tra il sindaco Merola e una delegazione dei draghi ribelli. Vediamo il servizio di Simone Iannessi. La promessa è quella di lasciare il mercato di mezzo entro questa sera. L'impegno è stato preso nel primo pomeriggio dopo l'incontro tenutosi nella sede comunale di Piazza Liber Paradisus tra una delegazione dei draghi ribelli ed il sindaco Virginio Merola. L'appuntamento era stato concordato nella giornata di ieri dopo il blitz a Palazzo d'Accursio, conclusosi con un nulla di fatto. Virginio Merola, che ironicamente ha anche indossato la maschera da drago, nell'incontro di oggi ha ribadito la volontà della Giunta di aprire un dialogo sui temi sollevati nel corso delle proteste dei collettivi, ma a patto che si rientri nella legalità e che il mercato venga sgomberato subito. Una richiesta che di pari passo è stata avanzata anche ai giovani di Time Out, l'altro collettivo di indignati che da alcuni giorni sta occupando l'ex cinema Arcobaleno. Questa è la condizione di partenza, altrimenti interverranno le forze dell'ordine e si procederà allo sgombero. Il messaggio dunque suona forte e chiaro e non si presta a fraintendimenti. Per chi è disponibile ad un confronto e ad un dialogo, ha ribadito Merola, ci sono porte aperte, mentre per chi vuole privatizzare gli spazi per fini propri non può esserci nessun confronto. Questi gli impegni reciproci e le promesse, ora si tratterà di capire quali saranno le prossime mosse. Intanto, per il tardo pomeriggio di oggi è stato organizzato un aperitivo all'ex mercato di mezzo a base di vino e castagne. L'augurio a questo punto è che si tratti di un cocktail di saluto. E per i sedicenti draghi ribelli che hanno riconsegnato le chiavi dell'ex mercato di via Clavature è pronto il teatro San Leonardo di via San Vitale, che il comune affiderà loro temporaneamente. Si è concluso pochi minuti fa invece l'incontro tra il sindaco Merola e gli occupanti dell'ex cinema Arcobaleno. Il sindaco ha rinnovato la richiesta di lasciare i locali entro sera e da domani Merola si è impegnato a trovare un nuovo spazio che non sia un nuovo centro sociale, ma un luogo pubblico aperto a chiunque, dove organizzare assemblee, incontri e laboratori. La Procura di Bologna sentirà l'ex assessore comunale Antonio Amorosi, che aveva preannunciato una settimana fa, azzeccandoli, 13 nomi di posti ad alta specializzazione del comune di Bologna. Merola pubblichi tutti i curricula, dice ancora Amorosi, si vedrà la disparità con la querela, il sindaco vuole solo intimidirmi, sono queste le parole di Amorosi, ma facciamo il punto in questo servizio. Amorosi verrà sentito in procura nei prossimi giorni. Sulla vicenda l'aggiunto Walter Giovannini aveva già aperto un fascicolo dopo che l'ex assessore della giunta Cofferati aveva annunciato i 13 nomi su un sito web. Che i vincitori fossero quelli anticipati da Amorosi lo ha annunciato ieri il sindaco Virginio Merola, dandone comunicazione ai consiglieri comunali durante la commissione affari istituzionali. Le probabilità che vincessero erano molto forti, la correttezza delle procedure sta nelle carte che vi consegno, ha detto
ieri Merola, chiedendo ai consiglieri comunali di studiarle per sgombrare il campo da ogni sospetto. Confermata dal primo cittadino anche la querela per Amorosi, che ieri ha assistito, munito di telecamerina, alla commissione. Il primo cittadino, dopo che si è appreso del fascicolo aperto dagli inquirenti, ha spiegato che il Comune di Bologna è a disposizione della Procura. Siamo pronti a fornire tutta la documentazione e di materiali necessari, ha assicurato Merola, anche perché abbiamo noi per primi l'esigenza, in quanto querelanti, che ci sia chiarezza al più presto su questa vicenda. Mi fa molto piacere, ha detto ancora Merola, ogni intervento della Procura in questa città è il benvenuto. Ripeto le mie parole di apprezzamento e di stima sul lavoro della magistratura, in particolare quella bolognese. Posticipata di qualche giorno l'ordinanza sugli orari dei locali di Via Petroni, un provvedimento che sta facendo discutere ma a lungo invocato dai residenti della zona per i problemi di degrado e ordine pubblico. Serve tempo per fare verifiche legali e incontrare i commercianti. Facciamo il punto nel servizio di Massimo Ricci. Slitta la firma e quindi anche l'entrata in vigore dell'ordinanza comunale su Via Petroni. Il provvedimento, come noto, prevede la chiusura anticipata di alimentari, pub e kebab per garantire il riposo notturno ai residenti della strada e per combattere il degrado. Se ne è parlato oggi nella riunione di giunta, sembrava che l'atto dovesse essere firmato, ma al sindaco servono altri giorni, fino a venerdì prossimo, per effettuare le opportune verifiche legali, in particolare a proposito della cosiddetta norma Brambilla sulle liberalizzazioni di orari e attività commerciali. Il sindaco in sostanza non intende promulgare un'ordinanza che poi vada a confliggere con i regolamenti nazionali e presti il fianco ad eventuali ricorsi al TAR. Ma Merola vuole anche proseguire il confronto con gli esercenti. Giovedì mattina sarà presentata la versione definitiva del provvedimento alle associazioni di categoria. Siamo d'accordo sulla riduzione degli orari, terremo conto in parte delle osservazioni fatte dai commercianti, ha sottolineato Merola. Anche i titolari dei pub, da parte loro, hanno avanzato proposte. Abbiamo fatto tante proposte economiche per quanto riguarda la pulizia delle strade, non chiudere va bene alle 3, ma magari scendiamo all'1, di ramificare la rete di buttafuori per tutta la via, non mettere 2 o 3. Abbiamo alzato il prezzo di tutte le bevande, proprio perché uno di questi problemi, anche se non è scritto in tutti i giornali, è proprio non favorire l'abuso di alcol nei ragazzi giovani. Per noi ragazze non è così semplice uscire, specialmente da sole. C'è la presenza di dei buttafuori, della sicurezza che comunque tiene d'occhio, oltre che il locale stesso, anche tutta la zona circostante. Ci sono novità che riguardano i vigili urbani di Bologna. Nel piano di riassetto della Polizia Municipale è previsto l'utilizzo di circa 100 vigili per pattugliare le strade del centro storico a piedi. Servizio di Massimo Ricci. 100 berretti bianchi a pattugliare le strade del centro storico, non in auto ma a piedi. E questo è il cambio di passo, è proprio il caso di dirlo, della Polizia Municipale di Bologna, contenuto nel piano di riassetto del corpo, sul quale il comandante Carlo Di Palma sta lavorando assieme al sindaco Virginio Merola e che dovrebbe essere completato entro qualche mese. Vigili urbani, insomma, come i bobbies londinesi, che si muovano a piedi ma anche in bici o con gli scooter elettrici e che siano formati ad agire in questo contesto, a lavorare in maniera diversa e che effettuino un servizio su un arco di 18 ore. Come se fosse un elogio alla lentezza, ha detto il comandante Di Palma, gli agenti devono essere pronti ad affezionarsi alle zone che devono battere, pedibus calcantibus, sfoggia anche il latino Carlo Di Palma, che poi ammette la necessità di un maggior numero di uomini. Il corpo conta 560 agenti con una media di 50 anni, mentre Firenze ne ha 800 con 60.000 abitanti in meno. Dunque, in attesa di un ringiovanimento e di un incremento degli agenti, si parte con il nuovo metodo di lavoro. Non più come oggi in auto, con un'agenda fittissima di luoghi da controllare che vanno dalle Rovere alle Due Torri, che sono diversi tra loro e abbisognano di un approccio differente. Dovranno invece tornare a camminare, un po' come fanno i bobbies londinesi. Voltiamo pagina. Mentre proseguono a Roma i tentativi del presidente incaricato Mario Monti di formare il nuovo governo, a Bologna sono in molti a considerare con favore la possibile designazione dell'ex commissaria Anna Maria Cancellieri alla guida del Ministero degli Interni. Servizio di Gabriele Sciarra.
In giornata il presidente incaricato Mario Monti concluderà le consultazioni per poi sciogliere le riserve davanti al presidente Napolitano e presentare la lista dei ministri. Previsti tempi brevissimi per un percorso tutt'altro che semplice e dagli esiti non scontati. Intanto però impazza il cosiddetto Toto Ministri, due gli emiliani veri o d'adozione entrati a fare parte dei papabili. Uno è il riminese Stefano Zamagni, economista e ordinario di economia politica all'Università di Bologna. L'altro nome è quello dell'ex commissario prefettizio che sostituì il dimissionario sindaco del Bono, ovvero Anna Maria Cancellieri. Le quotazioni di quest'ultima sembrano maggiori di quelle di Zamagni, grande esperienza istituzionale e ottimi rapporti con il Viminale. E la Cancellieri potrebbe andare proprio al Ministero degli Interni, in sostituzione del ministro uscente Roberto Maroni, che a suo tempo la spedì a Bologna. Ed è nella nostra città che il nome Cancellieri è visto con apprezzamento, alla gente piaciuta e la politica esprime un favore bipartisan. Per l'esponente del Carroccio Mannes Bernardini, la Cancellieri ha il profilo tecnico e il curriculum giusto, opinione condivisa dal parlamentare PDL Giuliano Cazzola, che vedrebbe bene la Cancellieri proprio al Ministero degli Interni. Giudizio positivo anche a sinistra. Per il segretario cittadino del PD Raffaele Donini, la Cancellieri ha ben fatto a Bologna e in passato ha lavorato anche con Giuliano Amato, che potrebbe entrare anche lui nella squadra di Monti. All'indomani del patteggiamento richiesto dall'ex sindaco Flavio Del Bono nell'inchiesta sul cosiddetto Cinzia Gate, sono spuntate alcune indiscrezioni che arrivano da un sito internet di Napoli che si chiama progettoitalianews.net nei confronti di Cinzia Cracchi. Secondo questo sito, l'ex segretaria e fidanzata di Del Bono sarebbe stata pagata da alcuni imprenditori calabresi proprio per accusare Del Bono. Accuse che Cinzia Cracchi ha già smentito categoricamente. Il punto nel servizio di Federico Balletti. Per una vicenda giudiziaria che potrebbe avviarsi alla conclusione con la richiesta di patteggiamento da parte dell'ex sindaco di Bologna Flavio Del Bono per il filone d'inchiesta relativo allo stipendio gonfiato dell'allora compagna e segretaria Cinzia Cracchi, una nuova iniezione di veleni torna a far parlare del cosiddetto Cinzia Gate, che fra il 2009 e il 2010 portò le dimissioni dell'allora primo cittadino di Bologna. Questa volta le indiscrezioni arrivano dalla Campania, in particolare da un sito internet, progettoitalianews.net, che ha scritto di presunti pagamenti fatti alla Cracchi da imprenditori calabresi perché mettesse nei guai Del Bono. Un articolo pubblicato domenica sul giornale online e che presenta diverse stranezze, i nomi dei protagonisti leggermente sbagliati, ad esempio Gracchi anziché Cracchi, e la firma di una giornalista che in realtà sarebbe uno pseudonimo. Di certo la diretta interessata, che viene chiamata in causa, nega tutte le accuse. «Io non ho mai preso un soldo da nessuno, sono fesserie assurde», replica la Cracchi. «Non ho amici calabresi e siccome nelle mie tasche non è entrata una lira, sfido chiunque a dimostrare il contrario». Veleni a parte, tornando alla richiesta di patteggiamento, se il giudice dovesse avallarla, l'ex sindaco se la dovrebbe cavare con una pena totale di una ventina di mesi, conservando la sua cattedra all'università. Chiudere un capitolo, ribadendo le ragioni che aveva esposto nella lettera di scuse alla città. Sono queste, ribadiscono i suoi legali, le motivazioni che hanno spinto... Ci vediamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio con ETG a tra poco. Di nuovo in studio con ETG, prima di andare avanti con il giornale, rivediamo insieme i fatti principali della giornata. La Procura di Bologna indaga sul tanto discusso concorso per dirigenti comunali i cui nomi dei vincitori sono stati anticipati dall'ex assessore Antonio Amorosi. Aperto un fascicolo conoscitivo, nei prossimi giorni i magistrati sentiranno lo stesso Amorosi. Incontro in tarda mattinata tra il sindaco Merola e i cosiddetti Draghi Ribelli, il gruppo che da alcuni giorni occupa l'ex mercato di via Clavature. Il primo cittadino ribadisce aperti a un confronto ma sgomberare subito, i giovani lasceranno il locale in serata. Slitta venerdì prossimo l'ordinanza che regolamenti i nuovi orari di chiusura dei locali in via Petroni. All'esame della giunta infatti mancano ancora alcune osservazioni legali, ma i commercianti rimangono in allarme. Potrebbe esserci anche Anna Maria Cancellieri nella lista dei ministri che nelle prossime ore verranno presentati dal presidente incaricato Mario Monti. Il nome dell'ex prefetto di Bologna è in corsa per il Viminale. Un nucleo composto da circa 100 vigili urbani sarà presto destinato al servizio nel centro storico. Gli agenti si muoveranno a piedi, in bici o con gli scooter elettrici. L'idea spiegata dal comandante Carlo Di Palma è muoversi in spazi più limitati.
Andiamo avanti con il giornale. Affinare sempre di più le ricerche sull'inquinamento nell'aria è l'obiettivo del progetto Supersito sostenuto dalla Regione e dall'ARPA. Vediamo. Uno studio sulla qualità dell'aria che serve a non assumere decisioni sulla base di elementi non affidabili, dunque decisioni superficiali, emotive o locali. Carlo Lusenti, assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, presenta così il progetto Supersito, realizzato da Regione e ARPA, con la collaborazione del CNR, con l'obiettivo di migliorare le conoscenze relative agli aspetti ambientali e sanitari, spiega una nota del particolato fine e superfine. Da oggi in pratica 5 nuove stazioni di monitoraggio hanno cominciato un'attività di misurazione particolarmente innovativa, continua la nota, che integra i dati ambientali quotidianamente registrati dalla rete regionale di monitoraggio con ulteriori dati conoscitivi sulla composizione chimica, fisica e tossicologica delle polveri in atmosfera. La stazione principale è al CNR di Bologna. Le altre sono a Parma, Rimini, San Pietro Capofiume, a Molinella in provincia di Bologna e sul Monte Cimone. Sostenendo questo progetto confermiamo e ribadiamo ulteriormente l'eccezionale interesse di questa regione per le politiche sull'ambiente e la salute dei cittadini, sottolinea Lusenti. Per l'Emilia-Romagna l'inquinamento è un problema critico, ricorda Sabrina Freda, assessore regionale all'ambiente, a causa sia dell'elevata antropizzazione che del tappo creato da Alpi ed Appennini. Ma grazie anche ai numerosi accordi di programma, aggiunge la Freda, in 10 anni le PM10 sono diminuite del 25%. Il nuovo progetto ora rappresenta una svolta per individuare, aggiunge l'assessore, l'origine delle emissioni e capire le ripercussioni sulla salute dei cittadini. Apriamo una finestra sullo sport, parliamo di basket. Oggi è stato presentato il nuovo giocatore della Virtus, Luca Vitali, che sostituirà McIntyre. Vediamo. Sì, la vedo come un'opportunità bellissima perché insomma, poter ritornare dove sono cresciuto, dove sono nato cestisticamente, ritrovare amici, persone che mi hanno dato una mano, insomma, e mi hanno cresciuto cestisticamente, è la cosa più bella che potessi desiderare in questo momento. Io sono arrivato l'anno ragazzi, che era il primo anno in cui si disputava il campionato nazionale, quindi a 13 anni l'allenatore era Massimiliano Milli. Io ero di Castelmaggiore, quindi il mio cartellino rimase di Castelmaggiore per tutti gli anni in cui ho giocato nella Virtus. E quindi, esatto. E venivo in prestito ogni anno, quindi ho avuto Massimiliano Milli i primi 2 anni e poi ho avuto Marfi. Devo ringraziare tutti perché fondamentalmente Sanguettoli, esatto. Sia Marfi che Milli mi hanno dato tanto e ho avuto professor Grandi che mi è sempre stato vicino e anche lui mi ha insegnato tanto, quindi sono contento di ritornare in questo posto che per me è un valore speciale. Per ora mi sento lontano da essere un giocatore perché non gioco da 2 mesi, quindi ho voglia di giocare a pallacanestro e di pensare ad allenarmi in questo momento, che è il mio primo pensiero. Io ho cercato di avere un pensiero costruttivo, cioè non avevo squadra, ho detto ok, provo a investire del tempo per lavorare sul mio fisico che è una cosa che è sempre stata carente in me stesso e quindi cercare di investire questo tempo nel lavorare ogni giorno individualmente per provare a migliorare fisicamente. Oltre, inizialmente sono guardato attorno, ho visto che non c'erano opportunità e quindi ho voluto sfruttare questo tempo così per lavorare. Ed ora apriamo la pagina dello spettacolo. Domani al Teatro Duse a Bologna, Puro Tango di Angel Zotto con 15 artisti in scena, orchestra dal vivo. Un documento sulla storia degli stili del tango in Argentina dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Un'anticipazione da palcoscenico in con Alessia Salvatori. Il 16 novembre al Teatro Duse di Bologna arriva Puro Tango con 15 artisti in scena ma anche un'orchestra dal vivo. Sono 5 coppie di ballerini e 5 musicisti.
cinque musicisti che eseguono musiche ovviamente tangheros, milonghe e quant'altro, presi dai più grandi compositori che vanno da, cito, Gardel e Piazzolla per citare i più famosi, ma ce ne sono tanti altri. Tra l'altro è uno spettacolo importantissimo perché Miguel Ángel Zotto lo ha costruito sulla base di tutto quello che è il risultato della storia del tango argentino negli ultimi 25 anni. Tra l'altro ha una situazione multimediale, per cui ci sono dei filmati, addirittura girati dallo stesso Zotto, che recuperano la nascita del tango in Argentina, e ormai ha superato la regionalità, che è veramente uno spettacolo a livello mondiale. Finiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio, tra poco. Di nuovo in studio con TG, non ci sono notizie dell'ultima ora, siamo in chiusura, andiamo a rivedere i titoli del nostro giornale. La Procura di Bologna indaga sul tanto discusso concorso per dirigenti comunali, cui nomi dei vincitori sono stati anticipati dall'ex assessore Antonio Amorosi, aperto un fascicolo conoscitivo, nei prossimi giorni i magistrati sentiranno lo stesso Amorosi. Incontro in tarda mattinata tra il sindaco Merola e i cosiddetti Draghi Ribelli, il gruppo che da alcuni giorni occupa l'ex mercato di via Clavature. Il primo cittadino ribadisce, aperti a un confronto ma sgomberare subito, i giovani lasceranno il locale in serata. Slitta a venerdì prossimo l'ordinanza che regolamenti i nuovi orari di chiusura dei locali di via Petroni, all'esame della giunta infatti mancano ancora alcune osservazioni legali ma i commercianti rimangono in allarme. Potrebbe esserci anche Anna Maria Cancellieri nella lista dei ministri che nelle prossime ore verranno presentati dal presidente incaricato Mario Monti. Il nome dell'ex prefetto di Bologna è in corsa per il Viminale. Un nucleo composto da circa 100 vigili urbani sarà presto destinato al servizio nel centro storico. Gli agenti si muoveranno a piedi, in bici o con gli scooter elettrici. L'idea spiegata dal comandante Carlo Di Palma è quella di muoversi in spazi più limitati. Ed è tutto con questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, tutti voi una buona serata, arrivederci.